quadro Fassino? No, io non, cioè io non sono d'accordo. Io credo che i partiti non sono monumenti di pietra. I partiti evolvono esattamente come evolve una società. Ma cosa ha portato Matteo Renzi Beh, al ha Partito portato una Democratico? grande carica di innovazione di cui il Paese ha bisogno. Insomma, non dimentichiamoci che Renzi, poco dopo la sua elezione, ha raccolto alle elezioni europee il 40%. Perché il 40% degli italiani lo ha votato? Lo ha votato perché Vabbè, poi rappresentava. però ha perso il Poi referendum, ha ragioniamo perso sul dopo, ma, sì, ma il le elezioni fatto che abbia locali. preso il. Momento. Poi ragioniamo su perché siamo andati là. Ma il 40% cosa dice? Dice che. Un leader che si presenta con una forte carica di innovazione, di cambiamento, di trasformazione è in grado di raccogliere un consenso largo nel paese. Questo dice. E Renzi ha io che preso. vengo da una storia diversa da quella di Renzi, per generazione, per storia politica, per modo di essere, ognuno di noi è fatto come è fatto, perché ho sostenuto e sostengo Renzi? Perché ci ritrovo quella carica di innovazione di cui una sinistra che voglia governare la società di oggi ha bisogno. Io a un certo punto dico nel mio libro che io mi batto per una sinistra che non abbia paura, non abbia paura di fare i conti con la flessibilità, non abbia paura di fare i conti con la globalizzazione, non abbia paura di fare i conti con la questione ambientale, non abbia paura di fare i conti con le frontiere nuove della scienza. E questo è il tema. Vede, a me ha colpito sempre, lo dico, una contraddizione. La sinistra nasce per cambiare il mondo. Almeno io, Caracciolo e tanti che ci siamo identificati alla sinistra, ci siamo a un certo punto iscritti a un partito o militato nella sinistra perché avevamo questa ambizione, cambiare il mondo. E mi colpisce che tutte le volte che c'è un cambiamento c'è un pezzo della sinistra che la prima cosa che fa è mettere le mani avanti, avendo paura del cambiamento. Io voglio una sinistra che non abbia paura.